Ehi, la ciurma, io sono Mazzetess ed eccomi qui con una recensione un po' particolare di City Car Driving nella sua home edition che potete trovare su Steam. Mi hanno mandato questo gioco probabilmente per il fatto che porto vari simulatori, diciamo, sul canale. E sì, iniziamo subito col dire che è brutalmente un simulatore, nel senso che è quello che potreste trovarvi in una scuola guida. E ci sono tutte le leggi inserite, quindi di stop, le frecce, i sorpassi a destra e a sinistra, parcheggi, retromarcia, cintura di sicurezza, eccetera, eccetera. C'è praticamente tutto. E in più non solo per il regolamento dell'Unione Europea, ma anche per l'estero. Qua, come potete vedere, c'è profilo Mazzitesca Unione Europea, ma creando un nuovo profilo. Si può impostare anche altri tipi di guida come Australia, Germania, Stati Uniti d'America, Federazione Russa, e ognuno di essi ci fornisce una partita differente. Ok, seleziono di nuovo Mazzetest perché ognuno di essi ha delle norme stradali differenti. Allora, quello che io ho sperimentato è sia la modalità guida libera che la modalità carriera. Devo dirvi innanzitutto che il gioco è un po' problematico, nel senso che da impostare non è così semplice e in più mi ha dato dei problemi sia la prima volta che l'ho installato che in seguito. Adesso per registrare la recensione ho dovuto reinstallarlo da zero perché mi si era bloccato e non funzionava più. Ho perso tutti i progressi della modalità carriera, quindi qua vedete solo i primi due di allievo che ho provato giusto adesso per vedere se funzionava e non riesco più neanche a far funzionare il mio volante come necessario. C'è da dire che il mio volante è un Driving Force GT, quindi non dotato di frizione e di leva del cambio, se non quella sequenziale, e il gioco non è del tutto studiato per questo. Converrebbe più che altro avere un 27, un Logitech G27 o un G29. E che cosa che io non ho perché non ho assolutamente i soldi da investire in questo, quindi ho giocato con il mio Driving Force GT. Ora ha ancora un problema di linearità nello sterzo, però vi mostrerò quello che è il gioco. Allora, vi faccio vedere sin dal primo livello quanto è effettivamente simulativo. E simulativo davvero all'eccesso per essere un gioco, cioè non diventa più particolarmente divertente, a meno che uno non si diverta a farsi riprendere ogni 3 secondi per quello che si sta facendo all'interno del gioco. Niente, aspettiamo un attimo il caricamento. Tra l'altro i caricamenti sono anche abbastanza lenti, più che altro perché il mondo di interazione è molto vasto. Allora, questa è una breve lezione introduttiva. Bisogna inserire la cintura, prima cosa. Poi, avviare, premere il pulsante di avvio del motore. Freccia a sinistra. Togliamo il freno. Adesso dovrei aver disabilitato la frizione, sì, infatti. In basso a sinistra, tra l'altro, potete vedere quello che sono i pedali e quello che sto premendo in questo momento, tranne la frizione perché è disattivata. Ok, stacchiamo. Mettiamo la seconda. Come potete vedere, la frizione si attiva in automatico perché ho disimpostato la modalità standard, che è quella regolare in cui hai la frizione del cambio manuale. Allora, freniamo e mettiamo di nuovo la prima come ci chiede. Tra l'altro la sensibilità con cui prende i pedali non è eccezionale, è vero che non ho un pedale eccezionale. Adesso ci chiede di svoltare a sinistra. Avere la possibilità di guardarci in giro per vedere se non arriva nessuno, ma non arriverà nessuno. Avete visto? Io ho sterzato linearmente, ma c'è un punto che scatta molto più in fretta e l'altro no. Cioè c'è il primo giro del volante che viene completamente ignorato e poi va di brutto tutto all'improvviso. Ok, adesso ci chiede di prima cosa. Allora io mi fermo un attimo qua. Prima cosa. No, vabbè, ve la chiarisco tra un attimo.
La volta che ho affrontato per la prima volta questo livello, ho detto vabbè, mi metto fuori dal marciapiede così non ingombro la strada come farebbe una persona qualunque. E tanto il muretto è basso, mi accosto sulla destra, no? Quando ti dico accosto sulla destra, esci un pochettino così ingombri totalmente la strada, cioè siamo proprio completamente in mezzo alla strada, come potete vedere. È solo che succede che siamo usciti al di fuori della linea dell'esercizio e fa ricominciare tutto da capo. Adesso se io metto il freno di stazionamento, l'esercizio si completa ed è tutto a posto. Però se io andassi adesso a fare quello che potrebbe fare una persona accostando a destra, cioè mi metto qua questo piccolo praticello così, ecco, siete usciti dalla zona dell'esercizio, potete fare un altro tentativo oppure uscire. Cosa vuol dire fare un altro tentativo? Questo, ricominciare completamente da capo. E questo non è una cosa solo per gli esercizi come questo che sono molto veloci, perché allora allacciamo, avviamo il motore, freccia a sinistra, disattiviamo il freno, mettiamo la prima e andiamo. Togliamo la freccia a sinistra, tra un attimo ci chiede ovviamente di abbassare la velocità, la a destra, adesso ci chiede di mettere la seconda, andiamo di seconda. E questo è uno degli esercizi più veloci perché è introduttivo, ma negli altri, quando bisogna rifare tutto da capo, è uno sbatto in mezzo, immenso, e davvero terribile. Cioè, in particolare mi sono bloccato molto su un esercizio che chiedeva di girare tutta la città e fare un po' come se fossimo in una scuola guida. C'era il tizio che diceva adesso gira a sinistra, la prossima gira a destra, parcheggiati, eccetera, eccetera. E niente, anche là per una minima cosa, tipo passi la linea senza mettere la freccia o chissà che cosa, toglieva un sacco di punti fin tanto che non ti faceva rifare tutto da capo. Ed è un esercizio che dura tipo boh, mezz'ora. È stato terribile. Per quello vi dico che è estremamente simulativo, è fatto benissimo per carità, perché ci sono i pedoni imprevedibili, ci sono le macchine imprevedibili. Voilà. E quindi è fatto estremamente bene, anche il mondo è molto studiato, il traffico, gli incroci, tutte le regole, tutte le norme appunto di comportamento sulla strada sono inserite, ma... Allora, vi faccio vedere quello che è l'esercizio un pochettino più complesso della parte principiante, perché poi va molto più in là con la difficoltà nella modalità carriera e diventa davvero complesso, cioè uno avrebbe bisogno di qualcosa di più sensato che non il volante che ho io, proprio una postazione seria per la guida. Adesso ci metterà una vita a caricare perché lo spazio che deve caricare è molto più ampio. Questi sono i miei pensieri, nel senso che è sviluppato molto 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 bene, ma è complesso e risulta noioso, nel senso che non è più un gioco. Se uno vuole esercitarsi per fare scuola guida, questo è il massimo. No, forse è il massimo no, perché non sono esperto di software, diciamo, per la scuola guida. Però questo è fatto davvero davvero bene, per cui se voi aveste una postazione a casa con un volante buono, cioè no buono, un volante ottimo, una seduta ottima e un computer buono che vi regge bene tutto, niente, questo è quanto. Allora, dobbiamo seguire. Allora, mettiamo la cintura di sicurezza, avviamo il motore, mettiamo la freccia a sinistra. Ma perché non si è avviato? Ah, perché non è in folle forse. E già come la mettevo la folle? F forse? No. Cos'è questo affare? Aspettate, ricominciamo perché non mi ricordo come si mette la folle. Ok, allora, la cintura. La freccia, il freno di stazionamento. Inseriamo la prima e andiamo. Svoltare a destra, ok, adesso però facendo attenzione a non cilindrare
nessuno. Ok, adesso ci chiederà magari di tenere la corsia sulla destra, visto che siamo... No, wait. No. Ok. Posso andare in qua o mi... I pedoni potrebbero entrare sulla strada in un qualsiasi momento, per una qualsiasi ragione, proprio come nella vita vera. Di base seguono il loro percorso, ma potrebbero boh, lanciarsi in mezzo alla strada perché, che ne so, inseguono un pallone. Mi sono perso... Ah, svoltare a sinistra. Ops. Mi sa che devo... Il volante poi ci mette 30 anni a seguire. Ok, il mio spostamento. Qua mi darà infrazione? No. Aspettiamo. E aspettiamo ancora, come faremmo nella vita vera. Un semaforo che non finisce più. Avevo il clacson volendo, come nelle città normali. Ok, adesso possiamo avvicinarci qui al centro dell'incrociocio, non ci renderà il tizio, che sennò siamo fregati di... Il veicolo sta percorrendo la corsia opposta. Perché questo? E ci ha bocciato. Perché questo? Perché non... Facendo particolare attenzione, ho tenuto troppo la sinistra svoltando. Come potete vedere qua, ero al di là, diciamo, della ipotetica traiettoria di svolta, senza farlo apposta. E niente, quindi è stata una cosa estremamente grave, considerata dal programma, perché è rigorosissimo. Per lui io ero contromano, quindi ciao. Puoi fare un altro tentativo, che vuol dire ripartiamo di nuovo da capo. E guardate quanto tempo è previsto per questo esercizio, 40 minuti e mezzo. Ragazzi, abbiate pietà, ma io questo gioco non l'ho finito, nel senso che ho fatto tutta la parte di allievo, questi 10 esercizi, ho iniziato il principiante, poi è successo il crash per cui ha combinato tutto, ho dovuto resettare tutto. E ho deciso, vabbè, registriamo questo, facciamo vedere che cosa è City Car Driving, quanto è potente, ma quanto è allo stesso tempo noioso, nel senso che davvero io non lo giocherei, non lo giocherò, a meno che non debba insegnare a qualcuno a guidare, ecco. È l'unica. Boh, spero comunque che il video vi sia piaciuto, che magari vi siete fatti un'idea su City Car Driving che non conoscevate. Vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi. Se per caso non l'aveste già fatto, trovate tutti i link qui sotto in descrizione, sia della pagina Facebook che del gruppo Telegram, del canale Telegram. Ci vediamo nel prossimo episodio di una qualsiasi serie. Ciao a tutti, buona giornata.